Volevo farvi vedere questi biscotti qua. Li ho preparati io ieri. Sono per un lavoro che ci ha detto di fare bulk powders, insomma di creare un po' una ricettina natalizia con qualche loro prodotto. Infatti devo ancora poi pubblicare la ricetta su Instagram, però sono venuti veramente bene, soprattutto questi qui che sono tipo degli alberelli, pan di zenzero. Questi qua invece sono più al cocco e li ho fatti tipo a pallina, a biscotto grande con un po' di cioccolato e altri semplici. La cottura è stata molto difficile, devo dire, però insomma il risultato è stato molto piacevole. Ci sono gli alberelli di pan di zenzero. Adesso faccio colazione con questi. Comunque, allora, video di oggi svuota la spesa. Adesso vado al Lidl perché tipo ogni 4 settimane vado al Lidl e prendo insomma un sacco di cose che poi tengo in surgelo. E sì, surgelo, surgelo il tofu e la mozzarella. E per la mozzarella assolutamente va tirata fuori, tipo se la mangiate la sera, tiratela fuori la mattina prima, perché se rimane un po' congelata poi la dovete scongelare in microonde, insomma vi dovete inventare tutti i modi possibili e immaginabili. Faccio così perché ne prendo tante, così non ci devo andare tanto spesso al Lidl. E poi insomma vedo altre cosine, comunque faccio vedere le cose principali che prendo al Lidl, perché poi la spesa in generale la fanno i miei genitori alla PAM o all'Ipercoop. E io comunque, oltre a tutte le cose, comunque pasta, verdure, chiedo magari cose un pochino più specifiche che comunque vi faccio vedere, perché io vado alla Lidl e i miei genitori vanno invece all'Ipercoop e poi dopo unisco la spesa. Quindi adesso sono le 10:30, Yuki. Sono le 10:30 e qui è tutto buio e io vado. Vorrei tanto portarti, ma non ci può perché tu non stai molto buona con la pettorina e il guinzaglio, sai? Quindi ora Lidl. Eccoci. Spesa fatta, bruttissimo tempo fuori. Mezzogiorno e un quarto, ci ho messo un po' perché sono passata anche dal mio ragazzo al bar e che adesso finalmente si può rientrare dentro bar, ristoranti, così, insomma, ne ho approfittato per andarmi a prendere un caffè fuori perché non lo prendo da un sacco. Yuki ha trovato la bottiglia. Dunque, allora, cosa ho preso da Lidl? Questa è una spesa che prevedo, insomma, che le robe mi durino per un bel po', come vi dicevo. Ah, hanno cambiato il packaging, Yuki, il packaging del tofu. Prima non era così. E tu che dici, Yuki? Ti faccio salire solo perché non c'è cibo sopra, dopo igienizzo la tavola. Cioè, stai entrando dentro. Io non lo so. Quindi allora, tofu, gatto, ne ho presi, dentro ogni pacco ce ne sono due e io ne ho presi 3 pacchi e li metto in surgelo. Questa pasta di legumi ho trovato che è lo stesso marchio che c'è nel negozio sotto casa, che fa abbastanza cacare, però di piselli è più buona, quella di lenticchie non mi piace per nulla. Quindi dato che c'era quella di piselli ho preso questa qui, che ha per 100 grammi 20 grammi di proteine e circa 55 grammi di carboidrati, quindi equivale circa a 70-80 grammi di pasta classica, cioè tutti i numeri in testa, non ci faccio apposta, però a lungo andare, dopo un tot di anni che comunque guardi sempre la tabella nutrizionale, cioè le impari le cose, quindi non è che sono lì, mi sono messa io apposta a impararmi. Queste mozzarelline qua, e ne mangio, scusami, però sei in mezzo, una settimana. E quindi le tengo in surgelo perché sennò mi scadrebbero. Queste qui sono, sì, sono quelle. Grazie, Yuki. Sono quelle light. E però, io, allora, al Lidl troviamo un sacco di cose di Skyr. Non uccidetemi, penso sia quella la pronuncia, Skyr o Skyr, non lo so.
Comunque, e le mozzarelline, le schirelle, la schirella ha un po' meno grassi, tipo ne ha 5, questo ne ha 8. Non me ne frega, perché la schirella fa veramente cagare rispetto a queste mozzarelline. Quindi se mi devo mangiare una roba che ha dei valori nutrizionali perfetti, ma mi fa schifo, cioè un minimo di gioia nella vita ci vuole. E quindi insomma 8 grammi di grassi e proteine 20, la schirella ne ha tipo 2 grammi in più. Vabbè, quindi il surgelo e una per oggi a pranzo. Ho preso per la prima volta anche io questo qua, che è tipo un formaggio spalmabile di Skyr. E come valori nutrizionali è abbastanza buono, appunto perché comunque sono buoni i valori. Adesso vediamo se è buono il sapore. Ha 10 grammi di proteine per 100 grammi, 9 grammi di grassi. Non mi buttare giù, si sta... non mangiarla! Ma ti pare? Vediamo com'è. Oggi ho una pastina, che ieri i miei hanno fatto la pastina in brodo. E quindi mi sa che ci potrebbe stare a metterne un pochino nella pastina. Così almeno posso subito dirvi com'è. Dunque, allora, noi lo yogurt greco lo prendiamo alla PAM e prendiamo la Faye. Faye, sì, si pronuncia così. Mo' il barattolone da 500 grammi al 2%. Però i miei oggi sono andati all'Ipercop, costa di meno la PAM, alla Coop costa un po' di più. E dato che l'abbiamo finito, insomma, alla Lidl ho trovato questo qui, che non li facevano mai quelli grandi, sono quelli piccolini. Questo qua è 500 grammi e questo è a 0 grammi, 0 grammi di grassi. Noi solitamente prendiamo quello al 2 perché quello 0 è troppo, mi fa cagare. Però c'era questo e quindi l'ho preso. Costa 1,89 euro. Sì. Beh, uno struccante da lasciare a casa di Brian, perché qua c'è. E poi per Brian, ma anche per me, perché se ci sono da lui io le mando. Queste qua che sono l'imitazione delle M&M's, costano di meno e sono buone. Sono buone uguali. Vi dirò, a me piacciono da morire queste cose, però non le compro quando vado a fare la spesa. Comunque non le chiedo ai miei, i miei non le comprano. Cioè i miei si comprano le loro sfiziosità. Tipo qualche volta hanno preso delle patatine che non ho fatto tempo a andarle a prendere, che erano già finite. Oppure tipo si prendono i gelatini, i tartufini. E ogni tanto quando mi ricordo li vado a mangiare, però il più delle volte io mi scordo. Non ci faccio apposta. Però io tendo a non comprarle perché sennò veramente sarei sempre lì a stuzzicarle, sono molto molto golosa su queste cose, quindi piuttosto preferisco non prenderle perché tanto so che da Brian ci sono, quindi chiucchi. Poi ho preso queste due matite qua per le sopracciglia, che le uso già da un po' di anni e che costano tantissimo e mi ci trovo benissimo. Poi i miei sono andati all'Ipercop e gli ho chiesto di prendermi dei fiocchi di latte, che io li uso abbastanza anche quelli lì, una volta a settimana quando mi ricordo. Però poi in fredda c'è sempre del pollo. Poi abbiamo macinato della carne due settimane fa, io e mamma abbiamo preso del macinato e mia mamma ha acquistato un po' di tempo fa un coso per macinare proprio la carne e abbiamo fatto degli hamburger, quelli però non una volta a settimana, di meno, li mangio. C'è sempre in frigo l'albume e poi vabbè ovviamente sempre un sacco di verdura, frutta, pasta, pane, vabbè quelle sono le cose che ci sono sempre e comunque di solito prendono i miei, quindi questa spesa qui è proprio quella che... più che altro è per la parte di proteine, che io adoro alternare, non voglio mangiare sempre solo carne o formaggi, come vedete appunto il tofu per me c'è sempre. E poi, ah sì, anche la soia in scatola, che qualcuno di voi mi ha detto che non riesce a trovarla facilmente, all'Ipercop si trova sempre nel reparto legumi in scatola, trovate anche la soia in scatola. Poi il seitan non lo prendo perché mi fa schifo, cioè quello che c'è alla Coop non mi piace. E quindi o vado nei negozi bio, ma costa abbastanza e mi scoccia, quindi vabbè. Però a mia mamma piace farlo saltato con le cipolle, quindi adesso prima o poi lo riprendiamo, che ci sta. Quanto ti piace la sportina? Ci vediamo direi dopo per un pranzetto insieme.